Grazie Presidente, io anticipo che voteremo a favore di questo ordine del giorno, ribadendo che è un lavoro che la Commissione, come dicevano il consigliere De Priamo e Pelonzi, che ne fanno parte, che la Commissione ha già iniziato da qualche mese. Ho qui alcuni dati che riepilogano la situazione delle compensazioni, così come c'è stata rappresentata in Commissione, e sui 10 milioni e mezzo di metri cubi più o meno di totali di compensazioni che dovrebbero atterrare su Roma, ad oggi ne sono atterrati all'incirca 3 milioni. Sono ancora quindi vaganti sulle nostre teste all'incirca 7 milioni di metri cubi, per cui trovo che sia assolutamente necessario che su ciascuna di queste compensazioni la Commissione faccia un'analisi attenta e approfondita. Tra l'altro abbiamo anche ricevuto dagli uffici un elenco di tutte queste compensazioni, anche con lo stato di attuazione delle stesse, quindi con l'iter che rispecchia appunto l'iter che stanno seguendo. Alcune di queste hanno già la convenzione stipulata, altre sono ancora da compensare, e su questo che noi dobbiamo fare un ragionamento di carattere generale. Quindi voteremo a favore, proprio perché è questo l'indirizzo che la Commissione si è data già da qualche mese e il lavoro che abbiamo intrapreso. Grazie.